Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se mi conoscete poco saprete che appena ho visto che ad Arezzo c'era una formaggeria che forniva un tagliere dedicato solo ai formaggi blu e quindi arborinati, come potevo lasciarmelo scappare? Quindi eccolo qui sul canale, pronta a mangiarmi tutti i formaggi di questo posto. Nel menù c'era un maxi tagliere veramente invitante, ma come sapete io e Christian non possiamo fare le cose usuali, quindi ci siamo fatti fare un maxi tagliere con solo formaggi arborinati e formaggi francesi. Sono in paradiso? Spero che anche voi siate amanti dei formaggi, perché in questo caso impazzirete letteralmente per questo video. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché siamo a dicembre, questo vuol dire vlogmas. Vi lascio qui in alto la playlist con tutti i vlogmas qualora ve li foste persi, anche perché la maggior parte stranamente saranno tutti a tema mangereccio. Quindi se vi piace guardare me che mangio, me che preparo ricettine interessanti, io e Christian che andiamo in giro per mercatini di Natale sia a mangiare che a comprare cose natalizie, è arrivato il momento di iscrivervi. Naturalmente andando a mangiare un tagliere di formaggi non poteva mancare un buon vino rosso. In questo caso abbiamo preso un Morellino di Scanzano Riserva, questa è l'etichetta. Come sempre un cin a voi e un cin al mio amore. Ti amo amore. Ti amo, Sì, inizio a fare partendo dal vino, perché già mi sto immaginando questo vino in abbinamento a tutti i formaggi che abbiamo scelto. Direi di prenderci un attimo per ammirare questa goduria. Abbiamo un pezzo di formaggio intero, ma questo gorgonzola con i lamponi. Ho zoomato un altro po' l'inquadratura, anche perché andremo a mangiare prima la parte superiore e poi quella inferiore, così poi andrò a girare ed avremo tutti gli arborinati come per magia. Direi di iniziare, perché dopo 1:10 siamo affamati. Abbiamo già digerito tutto quello che abbiamo mangiato prima. Se volete sapere quello che abbiamo mangiato andate a guardare la playlist che vi ho lasciato ad inizio video, contenente tutti i vlogmas. Ma ora armiamoci di forchetta e coltello e passiamo alla suddivisione. Andiamo con il primo boccone di formaggio francese. È un brie molto più asciutto. Lo abbinerei con un po' di mostarda. Dobbiamo solo scegliere quale. Partirei con questa, che dovrebbe essere di pera. È piccante, buonissima. Forse pera e peperoncino. Questo formaggio sembra essere nato da accostare alle confetture. Andiamo di balsamico. Un formaggio di capra al carbone oppure una ricotta al carbone, non lo so, perché non ci hanno spiegato ogni singolo pezzo di formaggio cosa fosse. La ricotta al miele, com'è? Ricotta al miele. Avanti col prossimo, andrei di questo, che era quello che non ci ispirava. Ah, ma questa è raclette. Sì, è la raclette. Saperlo, ci portavamo il brezel qui e lo riempivamo con questo pezzo di raclette. Visto che quello è un pezzo di raclette, direi andiamo prima con questo che non lo conosciamo, amore. Vado con l'assaggio del formaggio di cui non conosco il nome, quindi non la raclette. È simile alla raclette, buonissimo. Tutti ottimi, per me la ricottina è un po' stupida. Sì, concordo. Con il miele ci sta benissimo, ma secondo me il vero momento arriverà con gli arborinati.
Ma che dici? Guardate, io non faccio pressione, eh? Lascio solo il peso della forchetta. No, vabbè. È affondata. Ma io l'ho lasciata nella carta, vabbè. Troppi formaggi, ragazzi, non so più dove guardare. E siamo solo a metà. Amore, quale vogliamo? Questo no, lo lascerei per dopo perché è troppo curioso. Amore, godi. Questo è godimento. Non potete capire. Questo è speciale. Sotto l'unico bocco non puoi farlo a pezzetti. No. Sembra un tomino squagliato. Oh, guardate come sta colando lentamente. No, vabbè. Sono micidiali questi, eh. Cioè questi sono un qualcosa di... Ma che è? Dai, su. E io adesso, scusa, io non vedo l'ora di arrivare a quello morbido di gorgonzola, perché quello secondo me deve essere top formaggio. Ma questo è stranissimo, perché ha quasi la consistenza del latte cremoso. Se passate da Arezzo, fate tappa qui. Noi continuiamo a far pubblicità senza che nessuno ci offra nulla e senza che ci paghino. Ma perché, come sapete, lo facciamo con il cuore e soprattutto lo abbiamo sempre fatto. Noi non abbiamo iniziato ad andare nei ristoranti per far video su YouTube come è successo ad altri youtuber. Questa è la nostra vita da più di 10 anni. Abbiamo semplicemente integrato YouTube nella nostra quotidianità. Guardate l'arte della muffa. Abbiamo trovato il nostro paradiso dei formaggi. Allora, tutti buoni, formaggi di prima, quello che volete, ma gli erborinati sono incommentabili. Vorrei 10 minuti di silenzio per questo momento. Grazie, in tutta la sala. Però, bravi, bravi. Per quanto io sia matta del gorgo, non ho visto una fetta così di gorgo. Infatti è da qui che ho capito che questo corrispondeva esattamente al mio paradiso. Per quanto gli erborinati possiate pensare che siano tutti uguali, hanno delle sfumature diverse, anche la muffa ha un sapore diverso. Ma questi formaggi sono uno più buono dell'altro. Questo cos'è? Adesso ci manca questo che è piccolino. Ultimo, erborinato più stagionato. Poi passiamo ai tre che ci hanno colpito maggiormente e che ci hanno fatto scegliere di venire qui. Ma sono uno più buono dell'altro, io non ci posso credere. Come pizzica sulla lingua. È molto molto forte. Ma che buono. Ha proprio un sapore di muffa intenso. Sembra brutto da dire per chi non se ne intende. Ovviamente queste sono muffe nobili. Mi sembra anche scontato dirlo. È un trionfo in bocca. Poi per il costo. No, vabbè, ragazzi, sa di risotto allo zafferano col gorgonzola. Pensavo che avesse un sapore stupido, ma di che? Forza, mo che sono rimasti due pezzi forti. Penso che anche se sono la più grande amante di gorgo, non ne ho mai mangiato così tanto in vita mia. Questa è stata la più grande mangiata di formaggi che abbiamo mai fatto. Ed ora, colei che tutto può e tutto muove, il gorgo natura. Ame ame uea, ame ame uea, ame ame. Grazie amore, un applauso. Yeah! Oddio, ma è stranissimo. Andiamo a dividere l'ultimo pezzo di gorgo, ovvero quello con cioccolato fondente e amarene. Arrivato il passito perché non mi andava giù l'idea di mangiare l'ultimo pezzo di gorgo senza il passito, visto che è un abbinamento che ci sta proprio bene. Non abbiamo visto l'orario, sono già le 3. Abbio la per 2, mezzogiorno e mezza. Wow, questo secondo me è una combo vincente. Adesso vi mostro quello che è arrivato a Christian, perché è una cosa spettacolare. È crema pasticcera con frutti di bosco e sopra spriciolata di biscotto. Mamma, che spettacolo!
Per me invece abbiamo una selezione di cioccolati con del rum. Mi avevano portato un pompero, abbiamo chiesto il cambio con un diplomatico perché non beviamo rum commerciali. Buona. Qui abbiamo tutti i nostri formaggi, guardate che carini, ce li hanno messi in una vaschetta, quindi se vi dovesse avanzare qualcosa non fatevi problemi a chiedere una confezione a portar via, perché sono i primi a non dire nulla a riguardo. La ragazza è stata carinissima, ci ha detto che se vogliamo qui riaprono alle 6:30, quindi possiamo lasciare i formaggi onde evitare di portarli in giro e poi possiamo tornarli a prendere prima di andare in stazione, quindi pensiamo che faremo proprio così. Il conto è stato di 71 euro. Per questo video è tutto, io come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! Ciao!